Presidente, dopo il disastro giapponese, il nucleare nel nostro paese ha subito un nuovo stop definitivo o temporaneo? Ma la mia posizione sul nucleare, la posizione della Regione Emilia-Romagna, è una posizione chiara da sempre. Siamo contro il nucleare di terza generazione, che è costoso, non sicuro, che ha grossi problemi per quello che riguarda la gestione delle scorie. Bisogna invece lavorare sulle fonti rinnovabili. Questa è la strategia della Regione Emilia-Romagna, lo abbiamo detto, a Caorso, che era un sito nucleare, si sta facendo il decommissioning, come si dice dal punto di vista tecnico, cioè il processo di rientro dal nucleare. Bisogna che il governo si renda conto di questo. Ho visto che dopo l'incidente del Giappone è evidente che in tutto il mondo si sta riflettendo. Qualche riflessione anche il governo italiano ha deciso di farla. Bisogna cambiare strategia, questo è il punto, cambiare radicalmente strategia e andare verso le fonti rinnovabili. Il problema delle scorie, quanto ci costano ancora oggi, nonostante siano passati ormai tanti anni dalla fine dell'esperienza del nucleare? Costano ancora molto e sono tutte sulla bolletta degli utenti, i costi della gestione della chiusura del nucleare. Il nostro piano energetico, che si è concluso in questi 3 anni, ha raggiunto risultati al di sopra delle previsioni per quello che riguarda l'installazione delle energie rinnovabili. È questa la strada e su questo continueremo a lavorare con grande impegno.